Si è svolta questo pomeriggio tra le mura dell'aula consiliare del comune di Santa Maria di Licodia una cerimonia in ricordo del professore ed ex sindaco della città Salvatore Pelleriti, organizzata dall'Università della Terza Età e del Tempo Libero. E lui guidò la nostra comunità in un periodo storico di Santa Maria di Ricodia, cioè nel passaggio di consegne tra la vecchia generazione della Democrazia Cristiana e la nuova, che scelse appunto un uomo antico per amministrare il paese, che però lo amministrò con idee moderne e con molta passione. Quindi questo fece di lui in quel periodo un punto di riferimento per la nostra comunità. Ma ciò che mi colpì di più del professore Pelleriti e del sindaco Pelleriti, ma soprattutto dell'uomo, era il suo senso del rispetto delle istituzioni che lo avvertì nel momento in cui io sono diventato sindaco per il rispetto e il modo come mi parlava nella figura appunto di sindaco. I ricordi che abbiamo del professore Pelleriti sono quelli di un uomo molto schietto, molto onesto e che ha sempre creduto nella sua, come dire, nella possibilità e nel dovere di ognuno di noi di doversi impegnare per fare qualcosa di buono per la propria comunità. Veniva dalle file dell'Azione Cattolica e questa sua formazione l'ha trasformato anche in impegno politico e per un periodo di tempo, insomma, ci ha visti insieme camminare in un partito che allora era di ispirazione cattolica e che ha formato molti di noi all'impegno politico e come dire, nello spendere una parte della propria vita a servizio della comunità, cosa che il professore ha fatto in maniera encomiabile. Ecco perché stasera siamo qui a ricordarlo con i familiari, con i colleghi, con i suoi alunni e con gli alunni dell'Università della Terza Età e con molti amici. È stato un uomo molto equilibrato, molto preciso e riuscito a completare alcune cose che a Santa Maria di Godia da decenni non si riuscivano a fare. Ricordo sempre l'inaugurazione della scuola media e dell'asilo nido, che se non fosse stato per la sua perficacia, per volontà di andare avanti, non si sarebbero mai aperte. Credo che sia una figura che dobbiamo ricordare noi che siamo quasi stati con lui, ma soprattutto le nuove generazioni dovrebbero ricordare perché è un esempio per coloro che ci amministreranno.